parte il campionato per quanto riguarda la Comal CH Valley Academy. Siamo con due baluardi di questa squadra, Veronica Guidozzi e Sara Scarano. Come arriva la squadra a questo primo appuntamento? Giocate sul campo del San Giorgio, giocherete a Passo Scuro? Sicuramente arriva molto bene, abbiamo passato una preparazione molto intensa, siamo pronte, preparate, poi è chiaro che sarà il campo a parlare comunque. Sara, tu sei uno dei volti nuovi per quanto riguarda questa squadra, uno degli elementi che più andrà a cambiare il volto di questo gruppo. Come ti senti, come hai conosciuto le compagne di squadra con diversi elementi di esperienza ma anche moltissime giovani? Speriamo che insomma che andrà tutto per il meglio e cercherò di dare il mio apporto, il massimo insomma che posso fare alla squadra. Mi sono trovata benissimo, le ragazze fantastiche, mi hanno accolto benissimo, non potevo avere accoglienza migliore. Ma in qualche modo conoscevi già questa squadra, l'hai affrontata in passato da avversaria, anche fatto male con i tuoi punti proprio al gruppo arancio nero, quindi adesso è una situazione diversa. L'ho vista anche l'anno scorso, ho avuto modo di conoscere un minimo Veronica quest'anno, prima insomma di venire qui. Le ragazze giovani le ho viste, ho avuto modo di vederle più da vicino tecnicamente. Le carte in regola ce le abbiamo, però non dico altro. Voi cominciate questo campionato, però secondo me voi ripartite da quello che avete fatto l'anno scorso, avete raggiunto i playoff praticamente all'ultima giornata, non so come, avete lottato. E adesso ripartite con tante speranze. Finale di stagione è stato molto positivo. È chiaro che partiamo con la consapevolezza che quello che abbiamo fatto nella passata stagione non è bastato. Ci siamo rinforzati. Sara è un elemento di grandissimo valore per la nostra squadra, quindi credo che sia l'apporto giusto per poter provare a fare qualcosa di meglio insieme alle altre giovani che poi sono arrivate, che sono di qualità tecnica molto molto alta, e quindi credo che sia un mix perfetto. E vedo che già avete legato moltissimo, Sara ha fatto gli anni da poco, già avete fatto molto per quanto riguarda questa squadra per far crescere anche le ragazze giovani. Il gruppo è molto unito, poi è chiaro che le nostre esperienze, il nostro vissuto di vita ci permette di avere un legame sicuramente diverso da quello che è con le altre compagne. Questo non vuol dire però che insomma ci siano delle spaccature, come si dice, no? La squadra è compatta. Nonostante ci sia un'età molto giovane rispetto a noi, insomma, abbiamo creato un clima bellissimo, siamo unite e credo che non ci sia cosa migliore poi per poter raggiungere il risultato. Voi siete mamme, ma sarete più seconde mamme di queste ragazze giovani oppure sorelle maggiori? Dai, speriamo sorelle maggiori. Io ogni tanto Veronica, quando la vedo da fuori in campo con tutte le più giovani, sembra una mamma. Però dai, entrambe, perché è giusto ogni tanto fare un po' più da chiocce e ogni tanto un po' più da amiche, sorelle. E poi vedo che avete la divisa praticamente della squadra, non era concordata questa situazione. Mi hanno detto che voi la indossate praticamente sempre, avete qualche maglia e vi mettete d'accordo ogni giorno per quale colore mettervi. La società ci ha messo a disposizione 4 maglie per l'allenamento e noi chiaramente da vera squadra abbiamo deciso di suddividere in ogni giorno della settimana un colore, quindi dal lunedì al venerdì abbiamo scelto dei colori che seguiamo insomma nell'arco di tutta la settimana, quindi siamo sempre tutte uguali.